Siamo a Carrara e siamo alla 39esima edizione della Tirreno CT, all'interno del quale abbiamo anche la 20esima edizione di Balnearia. Insieme sono il punto di riferimento per il settore del turismo. Cosa dire? Venite con me e andiamo a scoprire tutto il bello che c'è. Una delle eccellenze viareggine è la barchina di Frozen, la vera, la storica, da quanti anni? Allora, la barchina nasce nel 2004 come barchina Fish and Chips sul molo di Viareggio con le nostre code e il nostro fritto. Dopo questa esperienza di 15 anni, visto che la gente amava il nostro fritto, lo portava a casa, non sapeva come riscaldarlo, gli dicevamo guarda, fallo col phon. Col phon? I pistoiesi dicono il fono, però col phon, quello dei capelli, il fritto praticamente rigenera e viene croccante e buonissimo. Da quella è partita l'idea di creare la barchina Frozen, cioè Frozen per surgelato. Abbiamo fatto un'azienda nuova, un bellissimo sito dove friggiamo con le stesse tipologie artigianale, con lo stesso personale, tutto quanto. Il fritto viene abbattuto, viene surgelato, messo in scatoline da 3 kg e lì è l'idea, una friggitrice ad aria calda, 200 gradi, senza bisogno di canna fumaria, di permessi della ASL, eccetera, eccetera, anche perché io il fritto l'ho fatto in un ufficio della ASL, questa macchina, in 4 minuti hanno di nuovo un frittino eccezionale come quello della barchina. Ecco, ma a questo cooking show... E questo cooking show che fa? Niente, mi hanno chiesto di presentarmi e di fare la storia di questo. Quello che vi ho fatto ora in sintesi, vi farò vedere che ho portato delle acciughine. Ci prepara qualcosa? Vi preparo qualcosa, ve lo faccio anche assaggiare. Se vedrete come viene croccante, tenero, delizioso. Perché il buon fritto che non si frigge? Allora, è un fritto che non si frigge perché è già fritto e con questo sistema viene praticamente rigenerato. È una brutta parola, però viene rigenerato, ma l'aria calda in un piccolo ambiente, è un piccolo forno ventilato, 200 gradi, tutto su quell'oggetto di uno o due frittini, lo rendono croccante. Tenero dentro, rimane tenero dentro e croccante fuori. Leggero perché è fritto, noi friggiamo a basse temperature, l'olio è cambiato tutti i giorni, cioè la qualità è indubbia, se no non verrebbero a fare la coda alla barchina. Saperi, sapori e conoscenze. Siamo all'interno dell'area professionale e siamo di fronte al palco dove si sta svolgendo un cooking show che vede come ospite una delle eccellenze viareggino, il genio che andremo a conoscere in questa intervista. E oggi il nostro Rotocalco Versilia è davvero una puntata speciale, perché sapete che Rotocalco Versilia è eventi o arti e mestieri. Bene, oggi siamo all'interno di un evento importante, quello di Carrara Fiere, ma siamo anche veramente alla scoperta di tanti mestieri che sono anche un'arte. E qui abbiamo, reduce dal campionato del mondo di Lussemburgo, una medaglia d'oro. Sì, siamo reduci di Lussemburgo a novembre, ho fatto 2 medaglie d'oro nell'artistica, cioè la competizione molto importante, è l'unica al mondo dove c'è tante migliaia di cuochi che si competono a fare gare di cucina e gare di artistica. Lei mi diceva che ha fatto mangiare diversi personaggi importanti. Io sono particolare, ho girato il mondo, sono andato in Russia da Putin, ho fatto mangiare, cioè sono stato in Cina, a Hong Kong, in Canada, ho girato il mondo perché mi chiamano, la mia persona, mi piace fare l'arte, soprattutto l'arte del cuoco e poi anche la scenografia per i grandi pranzi importanti. Ho fatto il grande buffet
10 anni fa con Putin, Berlusconi giù in Villa Certosa, ho praticato, cioè, Forte Villa tanti anni, cioè io giro, cioè per me è un dono grande. Ecco, questo volevo proprio chiederle. La nostra rubrica si chiama Arti e Mestieri, qui c'è l'arte, ma l'arte veramente che è un dono? L'arte nasce dal cuore, perché sono tanti, è come i cuochi, il cuoco, c'è, cioè, il cuoco, dico, io chiamo meccanico, e cuoco artista. Il meccanico è quello che va in cucina a fare le solite cose ogni giorno, mentre l'artista è creatività, si rinnova ogni giorno, gira un po' l'Italia, il mondo, e si matura. Quello è importante, mai dire io sono arrivato. Non si arriva mai. Fare queste sculture meravigliose. C'è sempre da imparare, e poi è bello, e poi darsi funzione. È un grande sacrificio, perché lavori tante ore, giorno e notte, sabato, domenica, però quando alla fine crei un matrimonio, un pranzo che sia piacevole, ti crea la gioia infinita. E queste sculture sono fatte di verdure e formaggi? Sì, formaggi, verdura e pasticceria. Sì, sì. Tutte cose commestibili. Come è vista quest'arte, la cucina, la pasticceria italiana nel resto del mondo? Io giro il mondo, ma siamo il numero uno al mondo. L'Italia è stata in evoluzione da anni 70 in avanti, si è rivoluzionata, ha fatto dei grandi piatti, grandi passi in avanti. Perché siamo i primi al mondo in tutto, anche nei vini, tutto, perché siamo artisti, siamo creatori, stimolatori dell'arte. E la stessa arte, le stesse sculture le vediamo anche in pasticceria, e qui abbiamo il maestro pasticcere. Ma come si fa a creare queste cose meravigliose? Si può creare di tutto, e ci vuole fantasia, ci vogliono ore di lavoro, però si può creare tutto quello che si vuole. E gli ingredienti base? L'ingrediente base, qui abbiamo la quantità di zuccheri, mentre, mi giro un po', questo viene impastato in laboratorio. In che senso? È un'altra pasta. Difatti vede che sono due paste diverse, però quelle sono per gara e questi sono per il matrimonio. Ho un dolce particolare che va in frigo. Ecco, perché quelli sembrano veramente fiori veri. Io sono qua e li ho davanti, sembrano veramente petali di fiori veri. Ma è vero questo, perciò, però ho tante ore di lavoro, ma tante. Perciò, e questo non è il primo anno che noi veniamo. Ecco, da quanto tempo venite qui alla Tirreno CT? Beh, io sono 15 anni che conosco il dottor Caldana, poi da 8-10 anni mi ha dato lo stand per fare dal vivo, e così è andato avanti, e facciamo ogni anno. Comunque sono belle cose. E io dico sempre, chi fa la scuola alberghiera, faccia sacrifici, perché c'è da star bene e da fare bella figura, però devono sentirlo dentro. E io sono davanti a cosa? Davanti alla pizza, è ovvio che non poteva assolutamente mancare, anzi sono con la scuola pizzaioli italiani, che è la più vecchia anche, tra l'altro. Nata nel 1988 per informare pizzaioli già professionisti e per formare pizzaioli in erba, diciamo. Dov'è la sede? La sede principale è a Caorle, in provincia di Venezia, però abbiamo sedi in Toscana, negli Stati Uniti, in Canada, in Polonia, in Francia, a Genova. Esatto. Allora, è cambiato un po' il concepire la pizza, soprattutto la pasta. Adesso si sta molto più attenti ai tempi di lievitazione, la famosa pasta madre. Ecco, ci spieghi come stanno le cose? Allora, basta andare indietro una ventina d'anni. Andavi in pizzeria, mangiavi la pizza, andavi a letto, ti alzavi continuamente a bere, perché ti sentivi un mattone quella era scarsa maturazione. Dobbiamo pensare che quando impastiamo iniziano dei microprocessi, l'ultimo è la maturazione, perciò noi facciamo l'impasto, lo mettiamo in frigorifero, questo impasto ha 3 giorni, 72 ore di lievitazione e maturazione, perciò abbiamo un impasto digerito. Leggerissimo. Digerito, è già...
perciò poi usiamo delle farine particolari, tipo uno, farro, possiamo fare dei mix come vogliamo, ecco. Parliamo di farine e oggi come oggi non possiamo non parlare anche di celiachia. Ok, allora, la celiachia è una cosa seria, non può essere presa alla leggera e farla passare come moda per dimagrire o perché pensando che la farina senza glutine faccia dimagrire. Il celiaco è magro di suo perché non assimila certe cose, perciò noi domenica abbiamo iniziato la fiera facendo il gluten free. Noi facciamo impasti senza glutine e diciamo la celiachia è una malattia cronica, perciò non va presa alla leggera, va conosciuta. Salvatore Doronzo, direttore di Coalve, ecco, da oltre 50 anni, da 50 anni Coalve serve tutto il tessuto delle aziende del turismo del nostro territorio. Qual è il sentore con questa fiera, ma anche al di là di questa fiera? Allora, noi siamo sicuramente l'azienda territoriale, possiamo dire più storica, più importante per quanto riguarda la Versilia, per quanto riguarda il food service, quindi il servizio ai ristoranti, alberghi e tutto il canale Horeca. Secondo me quest'anno la fiera soprattutto abbiamo avuto una bellissima presenza. Noi in particolar modo già dall'anno scorso abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento dell'azienda perché il settore ce lo chiedeva, quindi con servizi nuovi, prodotti nuovi e un modo un po' più di moderno anche di distribuire. Fine marzo partiremo con una flotta di furgoni nuovi, abbiamo nuove idee, nuovi metodi di fare la spesa per eliminare, quindi migliorare ancora di più il nostro servizio, quindi crediamo quest'anno di fare veramente un ottimo lavoro ed è già quest'anno è partito con un trend importante per noi e spero continui. Ecco, è un trend che anche noi abbiamo percepito facendo le interviste durante questa giornata, dovuto a una serie di fattori, e quindi lo conferma anche lei questo trend di maggiore positività? Sicuramente sì, secondo me quest'anno c'è stato un bel incremento per quanto riguarda perlomeno l'interesse da parte dei clienti a rivolgersi a fornitori storici della zona e valutare proposte nuove con molta più attenzione. Questa fiera ha aiutato quest'anno sicuramente, noi avevamo uno stand rinnovato, quindi siamo contenti perché abbiamo visto che le nostre idee di rinnovamento stand hanno portato dei risultati e quindi speriamo di continuare su questa strada. Dottor Doronzo, la qualità, si parla sempre di qualità, si parla di qualità dei prodotti italiani, voi chiaramente ne avete molti, di molte importanti firme, diciamo così, del nostro territorio e non solo, è ancora alta la richiesta per quanto riguarda i ristoratori, i balneari, gli albergatori, della qualità del prodotto? Indubbiamente sì, questa è la storia secondo me degli operatori del settore versigliesi che fanno della qualità da sempre un punto di forza e questa è una cosa positiva sia per il nostro territorio che per i nostri operatori e quindi la strada è comunque continuare a far salire la qualità ovviamente guardando un ottimo rapporto qualità-prezzo. Paolo Caldana, titolare di Tirreno Trade, organizzatore di questa mostra. I numeri, sia per quanto riguarda gli espositori, sia per quanto riguarda i visitatori, sono alti, siamo quasi a chiusura. Sicuramente sì, diciamo che la fiera sta andando molto molto bene, abbiamo avuto un grosso incremento di espositori, di qualità e anche un numero enorme di visitatori, ma non è la quantità di visitatori che fa la sostanza, è la qualità e quindi la qualità di quest'anno è stata molto molto superiore a quella degli altri anni. Secondo lei da cosa dipende? Possiamo parlare di un minimo di ripresa dell'economia, del settore? Io sono sempre stato positivo anche quando non andava bene, basta però dare delle garanzie giuste, cioè i prodotti che siano buoni, innovazioni, creazioni, tutte queste cose qui fanno veramente
essere positivi, chi è negativo E quindi da parte vostra una grande selezione e accortezza nella scelta degli espositori per qualità? Beh, posso dire che con abbastanza orgoglio che noi siamo la terza fiera in Italia assoluto, ma la seconda per quanto riguarda il settore dell'alimentazione, dei vini, del caffè. Siamo secondi solo a Milano, quindi vuol dire che la fiera in questi 10 anni è cresciuta molto, come dicevo prima, sia di espositori come qualità e sia come visitatori, perché qui ancora vengono e fanno affari sia l'uno che l'altro. Quindi, e questo è lo scopo primario di una fiera. Poi perché è una fiera che è unita alle associazioni di categoria, quindi non è una fiera passiva ma è una fiera attiva, dove i pasticceri, i cuochi, pizzaioli fanno manifestazioni collaterali e quindi arriva il pubblico ugualmente. Quest'anno abbiamo creato un angolo apposito dei saperi, sapori, delle conoscenze. È stato veramente positivo questo momento qua, perché grossi personaggi si sono alternate proponendo innovazione ma sui prodotti mantenendo le caratteristiche. Innovazione, però le caratteristiche devono essere uguali. Girando per gli stand e intervistando appunto alcuni standisti, soprattutto nel settore balneare, abbiamo percepito anche noi un segnale di positività, anche grazie ad alcune nuove normative. Diciamo che balneare in questi anni si è accodata alla Tirreno, e come è cresciuta la Tirreno anche gli espositori di balneare hanno avuto dei benefici. Quest'anno abbiamo avuto anche in quel settore lì un incremento, pur sapendo che è un settore che ha avuto qualche piccolo problema, ma credo che per loro Rimini e poi anche Bebaneare ci siamo noi, quindi credo che siano gli espositori ad oggi contenti. Vediamo domani quando finisce, dove va a finire. 2020, gettiamo un occhio al 2020. Allora, noi abbiamo già dato le date per il 2020, primo 4 marzo.